intensità, abbiamo mai rischiato nulla, tranne qualche volta quando l'arbitro decideva di non fischiarci i palli a nostro favore, che poi puntualmente sanzionava per gli altri, perdere tempo la distribuzione delle munizioni, in cui qualche volta gli abbiamo dato la possibilità di uscire. Facci complimenti ragazzi, abbiamo giocato una grande gara, non abbiamo trovato il gol, sarebbe stato non giusto, giustissimo. Sono molto arrabbiato, certo che sono arrabbiato, ma arrabbiato con l'arbitro perché è stato indecente. Decente, le regole sono univoche, non sono interpretazioni, c'è calcio di rigore sul meglio. Di che parliamo? Ci sono dei cartellini gialli sui falli tattici, ma incredibile, 300 falli tattici prima di ammonire uno, sono stati ammoniti Sartore e Carretta, due attaccanti che hanno solo preso botte, ma incredibile, ma gli ho detto proprio questo alla fine, il dato statistico, ma non è una coincidenza, è un'indecenza, è diverso. Mister, però un pizzico di cattiveria. Ma non è vero, la squadra giocava una grande partita, ma che cattiveria, abbiamo recuperato 1000 per l'opera, ci è mancato l'attimo fuggente, che a tutti è mancato, perché abbiamo fatto 20 palle gol contro una squadra che penso è stata presa a martellate, adesso lo posso dire perché sono arrabbiato, se no con grande rispetto, è stata presa a martellate, poi alla fine risultava, vabbè, ci mancano dei punti sicuramente. Ti ha sorpreso l'atteggiamento del Fondi così chiuso in difesa? No, non parlano tutti, qua alla fine giocano un po'. Abbiamo perso due punti, grande Matera, questo è il succo, ma grandissimo, la terza partita in 7 giorni ha fatto una grande gara, il risultato ci ha avuto male purtroppo. Qualcuno ha subito un po' di pesantezza sulle gambe, tipo Armini? Di chi vogliamo parlare? Una grande, dobbiamo solo parlare di una grande gara da parte nostra in cui non siamo stati lucidi, di un arbitraggio vergognoso, indecente, proprio uso questi aggettivi, perché vergognoso e indecente, perché l'equilibrio del regolamento non l'ha applicato, era insomma, noi ci abbiamo messo il nostro. Dai. Grazie mister. Quando poi trovi una squadra che ti è superiore devi difendere. Di solito le mie squadre non sanno difendere, se non ci hanno giocato bene. Io penso che il Matera ci deve recriminare per le occasioni che ha sbagliato. Noi siamo stati costretti a una fase difensiva massiccia, soprattutto nel finale, perché il Matera c'è superiore. Ma queste sono partite che si perdono, noi non vi tante perdono. Che noi abbiamo avuto anche 2-3 giocate che dovevamo fare più male. Abbiamo provato all'inizio a sorprendere gli altri, sono di più o 4 punte. Poi è normale, nel primo tempo, che c'è un'altra schiena, la squadra è più forte del Matera, inutile. Noi ce la siamo giocata a viso aperto, siamo di qui, non siamo di 20 difensori. Abbiamo finito con 5 difensori, ma siamo partiti con una punta e 3 mezze punte a combattere contro una squadra che sulla carta c'è superiore e oggi l'ha dimostrato. Poi il risultato è fatto di episodi. Oggi sono stati tutti fortunati da parte nostra, perché non ricordo le parate che ha fatto Baiocco, non ricordo i gol che avete sbagliato voi al portiere, che devo dire, però non venite a dire che ci siamo stati costretti. Quando c'è una squadra più forte ti devi difendere. Insieme a un pessimo arbitraggio, mister, aggiungiamo che ha agevolato il vostro compito. No, io guarda, ma non direi, perché se ci sono 2-3 giorni dicono tutti, visto, diciamo che io di arbitri non ne voglio parlare, perché ho perso l'altro il posto e nella mia piccola carriera sono uno che con gli arbitri non è andato mai d'accordo. Però prenderla voi con l'arbitro, quando avete sbagliato il mondo. No, tu mi avete sbagliato. No, va bene, ditemi una cosa. C'erano anche dei gialli, solo non mi è sembrato un arbitraggio scandaloso. Arbitraggi scandalosi sono altri. Il rigore c'era. Il rigore? L'avete visto voi? L'avete visto il rigore netto? Quale rigore dite? Scusate? All'inizio. Ah, quello dopo un minuto, 2 minuti. 40 secondi. Io stavo a 100 metri, quindi che vi devo dire? Viste, ieri mi hai detto che dovevi mettere la palla dietro la linea dei difensori, dare dei centrocampisti. Però poi togliere D'Agostino. Perché non posso prendere gol? Perché avete fatto 8 azioni, io ne ho provate 3. Una filtrante su Salvatore non è partito, l'altra su Calderino non è partito, siamo partiti 2-3 volte.
ma noi non possiamo giocarsela con 4 uomini. Ho provato un tempo, ho detto sorprendiamoli, andiamo a prendere atto e quello che esce esce, non mi sto giocando niente. Siamo stati fortunati, poi è normale che diventano con 3 centrocampisti, perché voi in ampiezza con 3 giocatori davanti mobili, veloci, e il capitano che fa gioco, se voi siete una squadra che se trovate Dio che la mette dentro, questo campionato nessuno può togliere, che io non l'ho incontrato tutte, mi manca solo il Foggia. Però la qualità che avete voi da centrocampo non c'è nessuno, è normale che concedete qualcosa. Io sono arrabbiato con la mia squadra perché noi siamo partiti 4-5 volte in supera numerica e non possiamo avere paura di andare ad attaccare dei difensori che scappano di indietro. Ecco, insomma, poi ragazzi, se parlate con l'arbitro, allora non crescete. Voi siete la squadra che oggi lascia per darvi traccia. Avete sbagliato? Abbiamo precisato tante occasioni sbagliate, sì, potete una contro tre. Non pare che lei ha messo naturalmente sulla difensiva, ma. Ma sono stato detto, però ci sono state anche tante sviste arbitrali. Ma sviste arbitrali, voi dite di un calcio di rigore. Io vi posso dire che c'erano anche troppo. Non solo quelle, tanti falli fischiati che resistono. Giustamente, però, lei ha strappato un punto qui a Matteo, allora a me. Guardate, veramente, io ancora con le grandi ho provato a perdere la partita. Con la Jugoslavia, dobbiamo parlare della Jugoslavia, che a 10 minuti dalla fine c'è un'espulsione allucinante. Vogliamo parlare di questo? Lasciamo stare, no? Lasciamo stare il calcio. Lei ha strappato un punto. Ma io voglio dire una cosa, guardate la prestazione, c'è una squadra che gioca, che da centrocampo in su è qualcosa di bello da vedere. Poi l'arbitro, io non visti di peggio. Primo che ha tu, perché abbiamo spiegato un sacco di cose. Ma io l'arbitro scandalosi, allora eppure sono tanti anni che sono di questa categoria. Per me quest'arbitro, ditegli tutto, ma non è stato scandaloso. Io pure mi lamento per 3-4 gialli, maglietta, carcione, cazzotto in faccia a De Martino del vostro capitano. Hanno chiuso l'occhio tutti quanti. Va bene. Io non penso che sia. Voi dovete essere contenti che la vostra squadra gioca così. Perché qui, più che giornalisti, mi sembrano i tifosi, dovrebbero stare a parlare. Fate domande tecniche. Io vi dico che voi ci avete una grande squadra, che avete fatto una grossa partita, però non mi venite a dire che io ho fatto il catenaccio. Sono stato costretto, che è un altro discorso. Io sono venuto a giocarmi con 4 punti. Non è che sono venuto qui a giocare con 20 difensori. 4 punti. Lei ha fatto una gara tattica intelligente. Attenzione, noi siamo contenti della nostra squadra. Il discorso è che ci sono state le scelte opinabili che magari a favore del Matteo, a favore del suo, avrebbero cambiato questo incontro. Abbiamo anche analizzato un punto di vista tecnico. Andino non è andato a giocare, mettiamola così, dai. Andino non è andato a giocare. Noi gli abbiamo dato letto dall'ottima condotta tattica. Noi siamo stati. Abbiamo provato a giocare per vedere l'avversario. Era troppo più forte di noi, troppo più forte. Ma lei, infatti, è stato. Poi nel calcio, se vogliamo fare sì, ma io posso dire una cosa, sforbiciata l'ultimo secondo di Albatoro, sta sotto al 7 e qui se mangiamo i comiti così, giusto qui. Allora, il calcio, voi siete una squadra nettamente, noi abbiamo fatto le nostre armi, abbiamo provato prima a offendervi, attaccarvi, eravate più forti. E quando una squadra è più forte, giù è scappato. Questa squadra, io che gli devo dire alla mia squadra, io ho detto bravissimi, oggi ho visto una qualità che pensavo che non avevate, vi siete difesi, la prima volta in 3 anni che io alleno i fondi, la prima volta che la mia squadra si difende. Ragazzi, voi siete uno squadrone. Però in tutta la stagione non avete subito tanti gol in ogni caso, no? No, noi abbiamo preso 2 gol, sempre, ma noi abbiamo fatto 5 partite tra numerica, se parliamo, non voglio parlare, voi fate parlare dell'arbitro, parlateci voi dell'arbitro, non voglio parlare. Parliamo di quello che è bello che si è visto. Si è vista la partita un tempo a viso aperto. Io penso che vedere la partita. Io ho detto ragazzi, preferisco perdere a Matera. Ho fatto così. Prendiamo 5 gol, mandiamocela a giocare. Ci fanno 5 gol, incattiamo le mani. Tanto io preferisco perdere una partita 5 perché da queste sconfitte, da 5 a 0, preferisco perdere 5-0 che 5 partite 1-0. Tutta la vita. Quindi andiamoci a giocare questa partita. Che ci vogliono fare 5 gol? Oggi ci facciamo 5 gol, andiamo soltanto un po'. Sei stati bravi, questo, però dai, cerchiamo di fare 5 soldi tutti consecutivi. Il nostro sì, questa è una serie positiva che se te pensi Casertana, Lecce e Matera ti ritrovi 3 punti di cui 2 trasferte, io mi sento benedetto, io al mio presidente gli ho detto volevo fare 9 punti perché lui come i pareggi, infatti mi ha detto ma come non segniamo mai? Meno male che lui non vede la partita. No. Avete segnato quanto avete segnato quanto il Foggia, no? Come può dire che non però la mia squadra segna per abituato la prima, facciamo una serie. Mister, dal punto di vista tattico, qual è la
accortezza che ha dovuto prendere per fermare il Matera, che magari guarda, sugli esterni c'è un gioco, c'è dei tre punti sempre incontro, non lo fa nessuno, non avete un terminale centrale, se avete un terminale centrale infatti oggi si arriva 10-0. Allora se c'è l'Infantino, allora questo discorso, i tre davanti hanno una mobilità bellissima, sono giocatori che vengono sempre incontro, e poi avete il capitano che parte centrale ma si abbassa con due larghi e tre e mezzo dei difenderti, le dura, filtranti, pazzanti. La mia squadra veramente, io sono rimasto perché non l'ho mai vista difendersi, quindi mi ha stupito anche a me che siamo riusciti. Però dateci anche per noi, abbiamo avuto un po' di organizzazione, non abbiamo, primo tempo non abbiamo mai buttato la palla, abbiamo cercato di giocare, però se giochi, ma voi c'avete sette giocatori che pressano da centrocampo in su, siete l'unica squadra che pressa sette giocatori, di cui quattro più i tre attaccanti, non lo fa nessuno, ma neanche a livello di Serie A. La fase offensiva del Matera è bellissima, poi è normale, gli manca per me un terminale e dietro concedete, perché dovete concedere, se sette vanno sempre a ricerca della palla, una volta che sbagliate il tempo di recupero della palla è normale che dietro fanno sempre l'uno contro uno. E ve lo dico, io queste partite le ho viste dall'altra parte e le ho perse, io le ho perse sbagliando gol, rigori, annullati, perché il calcio è bello per questo, perché sennò tutti quanti vinciamo la schedina, anche se non c'è gioco di nessuna schedina, giocano al picchetto, come si dice, e quindi insomma, io prendo questo punto, è un grande punto contro una grande squadra, contro una grande squadra, a noi ci fa morale, perché ci fa credere per la nostra crescita, perché noi come squadra dobbiamo, e poi è un bel girone a quattro squadre, io penso che se quello che avete fatto oggi tutte quante, attenzione che qui fate rientrare anche al Catania, quindi perché pareggio, perdi, pareggio, oggi ha pareggiato, mi sembra anche il Lecce, tutti quanti camminate piano piano, e poi quando ci sono queste squadre sotto le vedete che le ultime due hanno vinto tutti e due, quindi la classifica si è molto accorciata, forse è il girone dove oggi ha vinto Melfi e ha vinto anche fuori casa la Vibonese, quindi chi stava a 7 arrivato a 10, la classifica anche, ma è bello perché il giorno del 2 non c'è una partita, perché con i playoff a 10 squadre e con le due e con le retrocessioni, con la retrocessione diretta e i quattro che vanno a fare i playoff, questo è un campionato che, e poi l'abbiamo visto, si può perdere con tutti e si può vincere con tutti. Autini ti mette tra le prime 8, tu dove ti metti, mister? No, io lo ringrazio, il mister ha parlato molto bene della mia squadra, lo ringrazio, ma è quello che si vede agli occhi, noi sappiamo quali sono i nostri limiti. Noi stiamo recuperando un giocatore come Albadori, tutta la settimana non si è allenato, abbiamo perso un grande giocatore come Mucciante, siamo un po' corti, quindi stiamo raccogliendo quello che abbiamo perso all'inizio. Noi a Bilbao abbiamo perso una partita così, a Melfi vinceva 2-0, a Juventus si vinceva 2-0, e questi sono punti pesanti, perché quelle due partite mi sono rimaste qui per come l'abbiamo giocato e interpretato. E poi un 3-1, sempre dell'arbitro, vogliamo parlare, annullato l'arbitro, gli dà giallo, gli dà il secondo giallo, l'espulsione per due pari, con la Jugoslavia non ne parliamo perché è una partita bella, dominata, fino a 15 minuti alla fine, poi ci sono inventate l'espulsione e abbiamo pagato. Però noi stiamo facendo, io penso siamo la sorpresa di questo girone, perché io quando sentivo che i nastri di partenza non ci sono fondi, sì, gli farà 5, 6, 4 punti, ci danno tutti per spacciamo, invece con Calderini, con i giocatori che avete, non è così, perché abbiamo giocatori di categoria. Sì, è vero, abbiamo giocatori di categoria, però abbiamo perso 4 mesi. Io sto giocando 4 giocatori che vengono dalla Serie D, Tiscione non ha mai fatto questa categoria, e quando io l'ho riconfermato mi dicevano non può giocare perché lui è molto bravo, perché incontra gli under sulla fascia, quindi lì oggi ha fatto già 5 gol e ho paura che me lo portano via dicendo a gennaio, perché è normale se un ragazzo è richiesto da squadre importanti oltre che categoria, noi non possiamo togliere il sogno di un ragazzo che a 30 anni si trova dopo tanti anni di Serie D ad essere protagonista di professionisti. Io mi lascio e mi dispiace per voi.